Ragazzi, sul palco più importante d'Italia portate una canzone dedicata ai morti sul lavoro. Proprio ieri c'è stata l'altra morte, un operaio di 71 anni schiacciato da un muletto in un vivaio. E Un'altra Messina folgorata. ecco, quanto è importante utilizzare questo palco per dare ancora più risonanza al vostro messaggio? Siete in tanti gli artisti che ultimamente si stanno impegnando e scendendo in campo. Penso anche al vostro collega Diodato nel film di Michele Riondino. Beh, io e Paolo ci siamo sempre occupati del mondo del lavoro, abbiamo fatto il nostro spettacolo che ha girato tutta l'Italia, l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il concerto per gli operai GKN quasi 3 anni fa davanti ai cancelli della fabbrica, io l'ho fatto con più testi, anche libri. Il mondo del lavoro oggi è diventato un far west, è diventato un far west in cui si è sempre più, diciamo, spolpati dei propri diritti. E fra i propri diritti c'è anche il diritto alla sicurezza, che poi banalmente è il diritto a tornare a casa la sera. Non è, quando parliamo di diritto alla sicurezza, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, parliamo del diritto di essere garantiti nel tornare dai propri cari la sera. E noi sul palco stasera dell'Ariston raccontiamo la storia di uno dei tanti che questo diritto non l'hanno avuto perché una sera non sono tornati a casa. Devo dire che questo brano è qualcosa che mi inorgoglisce, si può dire? Molto. E poterlo condividere con Stefano mi dà ancora più piacere perché con Stefano le parole risaltano di più. E io ho imparato a seguirlo in questi anni musicalmente e mi sono accorto di quanto possa essere profondo una parola e possa stimolare, possa risvegliare la coscienza, solo una parola. E questo brano ha una sua, diciamo, in punta di piedi vuole raccontare qualcosa di tragico e che non dobbiamo dimenticarci e dobbiamo invece utilizzare per migliorarci, tutti noi, no? Per riuscire a garantire il fatto di poter tornare a casa la sera vivi. E parlo anche per quanto mi riguarda, no? Io finisco una serata e devo avere la possibilità di tornare a casa la sera vivo, anche se stanco e felice, come tutti. C'è una stagione di protesta per le parti sociali, oltre ai sindacati, ci sono gli operai che vanno in piazza, tante persone che protestano. Ecco, quanto è importante riscoprire il ruolo dell'artista? Perché molto spesso l'artista dice io faccio arte e non faccio politica, invece penso che sia anche un dovere dire la propria in questo periodo in particolare. Guarda, allora, fermo restando che ognuno, secondo me, declina a suo modo il significato di questa parola così strana, no? Che è la parola arte. Ognuno la declina secondo la propria anima. Io per parte mia so che non riuscirei a concepire l'arte come qualcosa di cristallizzato, di chiuso dentro una stanza insonorizzata. Ecco, noi spesso quando registriamo i pezzi andiamo in questi studi di registrazione dove ci sono le insonorizzazioni, no? Cioè ciò che sta fuori non deve entrare dentro. È molto pericoloso che al di là di quando registri un pezzo, è molto pericoloso che tu diventi una entità insonorizzata all'esterno, dove tutto ciò che ti interessa è il tuo discorso, la tua poetica, il tuo stile, il tuo percorso, no? L'artista è una figura, è una persona che sta in mezzo alla Sta in gente mezzo e perché respira la gente. l'altro errore, secondo me, l'altra problematica invece è il lato opposto, cioè di diventare faziosi. E questo un artista non lo deve fare, per me. Poi altri invece apprezzano la faziosità. Io non la concepisco perché fa del male al racconto e fa del male a chi ascolta il tuo racconto, perché non va in tutte le direzioni, invece noi dovremmo riuscire ad andare in tutte le direzioni. Poi,
questo è quello che penso io. Altri ovviamente vogliono essere più diretti e più incisivi possibili. Io in questo periodo della mia vita invece non voglio correre il rischio invece di essere fazioso. L'ultimissima, e vi lascio, che idee vi siete fatti sui trattori che sono arrivati a Sanremo, se pensate che anche quella sia una voce da portare su questo palco? Se sia una voce da portare su questo palco non lo so, perché non mi occupo di chiaramente di permessi e di pass sull'Ariston, però quello che so è che la loro protesta è assolutamente giusta. Quando pensi che le loro spese sono quadruplicate a fronte di introiti che molte volte sono diminuiti, è evidente che se lavorare mi costa 5 e poi dopo mi danno 3, è chiaro che io non riesco a sopravvivere. E questo è un paese che per geografia, per storia, è un paese di origini agricole, un paese che ha nella propria, anche nel proprio food, nel proprio cibo e quindi nell'agricoltura, ha un punto di partenza fondamentale, ha dei presidi fondamentali, no? E noi non possiamo evidentemente umiliare l'agricoltura. E quindi è giusto anche l'intelligenza di Amadeus, che ha detto venite. Perché questo, vedi che siamo noi tre a parlare, non avremmo fatto magari se non ci fosse stato Sanremo. Tutto questo è un grande megafono. Certo, lo è, senza dubbio. E quindi se i ragazzi lavoratori hanno la possibilità di raccontare il proprio disagio, perché no? Anzi, è importante che molti altri che non guardano la televisione o che non si interessano tanto, che non leggono, che questa cosa venga fuori. Grazie mille, ragazzi.